Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Sicuramente vi sarà capitato di avere un video nel vostro smartphone o nel vostro tablet e di volerlo vedere molto più comodamente in uno schermo più grande come quello del televisore. Ovviamente lo potete trasferire in una chiavetta USB e magari inserire poi la chiavetta USB nell'apposita porta del televisore per visualizzarlo in quel modo lì. Ma se state vedendo uno streaming, per esempio uno streaming di un qualcosa dallo smartphone, questo non è più possibile farlo con la chiavetta. Lo si può fare per esempio con il Chromecast, ma qui c'è una certa, viene fuori una certa latenza tra una certa disincronizzazione tra quello che si vede nello smartphone e quello che si vede nel televisore. C'è chiaramente sempre un certo ritardo. Si può ovviare a questi inconvenienti con un cavo, semplicemente collegando con un cavo, un apposito cavo, lo smartphone o comunque il dispositivo mobile con il televisore. Il cavo è sostanzialmente un adattatore. Nello smartphone si utilizza la porta USB, questa qua, USB di tipo C, mentre per il televisore si utilizza la porta HDMI. Come vedete, questo cavo è compatibile con MacBook, MacBook Pro, iMac, Chromebook, Galaxy Note. In sostanza, io l'ho testato con OnePlus 8, con Android 11 e funziona perfettamente, mentre purtroppo non mi ha funzionato con Android 9 e OnePlus 3. Comunque, se avete un Android 11 e se avete uno di questi componenti, uno di questi dispositivi indicati qua, potete usare questo cavo appunto per collegare lo schermo del dispositivo al televisore e vedere quello che succede nello smartphone o nel tablet, nel televisore stesso. Basta, sostanzialmente non occorre nessuna configurazione, basta collegare i due dispositivi con il cavo e automaticamente il televisore riproduce quello che si vede nel dispositivo mobile. Qui vedete ci sono, questo per esempio è un esempio di un iPhone, si inserisce il cavo nell'iPhone e si vede anche in televisore, nel televisore. Si può ovviamente, al posto del televisore, si può usare anche un qualsiasi monitor o anche un proiettore, per esempio come in questo caso. Qui addirittura vengono raddoppiati gli schermi. E adesso vediamo nella fattispecie come è fatto questo cavo. Questo è il cavo per collegare smartphone e o tablet al televisore. Come vedete è formato da due porte. Questa è la porta per inserire nel cellulare o nel tablet. È una porta che viene chiamata USB di tipo C o anche micro USB o anche micro USB di tipo C. È praticamente uno standard, è presente in tutti gli smartphone più moderni. Quando intendo moderni intendo dire degli ultimi 10 anni praticamente. Questa è una porta HDMI che è appunto uno standard per inserirla in un televisore, in una porta del televisore, quindi per condividere uno schermo nel televisore stesso. Oltre nel televisore può essere inserita anche per esempio in un registratore, anche in un video recorder o anche in un monitor. Quindi in sostanza praticamente per condividere lo schermo del cellulare o del tablet basta avere questo cavo. Naturalmente io ho testato che funziona con Android 11, può darsi che con sistemi operativi più antichi non funzioni. Questo è un televisore, ho collegato la porta HDMI col televisore, ho selezionato tale porta e adesso inserisco la porta USB di tipo C nel cellulare. Come vedete, si vede quello che si vede nel cellulare, si vede anche nello schermo del televisore. Io posso naturalmente, come vedete, è sincronizzato al massimo, non c'è differenza. Posso per esempio aprire, che so, YouTube.
per questioni di copyright è meglio magari che utilizzi un mio video. Posso per esempio aprire un mio video. Come vedete, Di Toro su come investire in sicurezza si e vede mantenere anche la competitività del mercato. Innanzitutto in conosci televisione. perfettamente le tue posizioni. Di fare un sacco di cose. Quindi quando si trova una proposta Posso anche metterlo in interessante, questa tutto sommato posizione. si, la, si possa segnalare agli amici, la si possa Come vedete, condividere, si vede sia ma il naturalmente cellulare qui in la via più basso. semplice per condividerla è quella di dire all'amico il nome dell'applicazione, che può andare a cercarla digitandola sul Play Store per poi installarla. Posso naturalmente aprire anche Come potete vedere abbiamo su un Suscina, altro quindi inizio video. Suscina, andiamo su Tutto Cinema, quello che viene visto sul cellulare immediatamente viene potete visto cliccare automaticamente Condividere. anche in televisione. E adesso vediamo anche che questo può essere fatto anche con un tablet. Suscina ci mette strada. Quello che vedete in basso è un Surface 2. Adesso io collego l'HDMI a questo Surface. Come vedete, dopo pochi secondi, quello che si vede sul Surface si vede anche sul televisore. Io posso navigare sul Surface e si vedrà anche sul televisore. Basta collegare appunto le due porte. Posso in questo caso andare su YouTube, scegliere il mio canale e anche in questo caso scegliere un qualsiasi video, tanto per mostrarvi Buongiorno a tutti. Oggi vedremo come inserire delle transizioni tra filmato e filmato naturalmente si può in un video diminuire creato con il programma Shotcut il che possiamo volume scaricare da questa pagina. dal Surface e anche dal televisore. Il file di installazione relativo al nostro sistema operativo che può essere Windows, Mac e Linux. E questo è tutto per quanto riguarda il collegamento tra cellulare, tablet e televisore. Alla prossima volta con il prossimo video.